I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Lieve rialzo per il tasso di disoccupazione, che in febbraio è risultato pari all'11,7%, un aumento dello 0,1%, pochi decimali, ma che comunque sul piano psicologico certamente non aiuta, è quanto ci ha detto l'Istat pubblicando i dati provvisori su occupati e disoccupati. Per quanto riguarda i dati più precisi, i disoccupati sono aumentati di circa 7.000 unità, con un aumento percentuale dello 0,3%, che sintetizza un dato di crescita tra gli uomini e di calo tra le donne. Positivo, anche se di poco, il dato sulla disoccupazione giovanile, che scende al 39,1%, anche in questo caso una variazione decimale, meno 0,1%. Insomma, l'entusiasmo che ha suscitato il dato di gennaio, quando c'era stato registrato un buon aumento dell'occupazione, si è un po' spento con il dato di febbraio, ma qualche ragionamento andrebbe fatto. Già a fine 2015 si poteva aspettare, per i primi mesi del 2016, un contraccolpo dalla riduzione degli incentivi, i famosi incentivi del Jobs Act, che hanno reso più vantaggioso assumere a tempo indeterminato. Il risultato è che il tasso di disoccupazione difficilmente tornerà a calare, se non nella seconda metà dell'anno. In altro modo, non dobbiamo quindi considerare una frenata del miglioramento occupazionale, ma inquadrato soprattutto come una pausa, in attesa, soprattutto da parte degli imprenditori, di capire se dal governo arriveranno altri aiuti alla massa di disoccupati che ancora grava sul paese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio...